polemiche, dico, tra comuni e comuni che nascono e sono anche normali che si verifichino, devono però lasciare spazio, secondo me, a quello che è la valorizzazione di un territorio. Insomma, lo vediamo anche nel settore, visto che ha parlato Ricò, nel settore di Langhiranno la strada del prosciutto, dei vini, dei colli sta lavorando e sta valorizzando, sta utilizzando una festa che inizialmente era di Langhiranno, che è diventata una festa della zona, di tutto il territorio, per valorizzare tutti i produttori del territorio, tutti i ristoratori, gli albergatori, eccetera. Quindi ritengo che bisognerà lavorare per far sì che questa diventi una parte importante per tutti e che possa diventare, dico, di valore aggiunto per tutto il nostro territorio. Un'ultima cosa volevo dire, prendendo spunto ancora da quanto diceva Gianni Riccò nel suo intervento, io mi auguro che per il futuro il valore e la potenzialità e il valore intrinseco che ha la piccola e media impresa non si debba capire da un danno fatto da una grossa impresa, ma si capisca invece dal fatto che le piccole imprese sono importanti, perché questi prodotti che dovranno restare di nicchia, se vogliono restare ad alto livello così come il culatello, devono comunque andare in sintonia con la piccola e media impresa, non con la grande distribuzione. Grazie. Adesso chiamo il signor Bergamaschi, mi scuso, non so il nome di battesimo, che rappresenta una delle strade dei vini e sapori, in particolare quella del culatello. Sta arrivando. Buonasera a tutti, io sono Luca Bergamaschi e sono qui in rappresentanza di Massimo Spigaroli, presidente della strada del sentiero del culatello di Zibello. E chiaramente rappresento anche il Consiglio e sono venuto qui a complimentarmi con il Comune di San Secondo per questa iniziativa che va a completare un pochino quello che è il quadro dei prodotti della nostra strada. Una strada chiaramente che ha in sé dei prodotti molto importanti. Abbiamo il culatello, abbiamo il parmigiano reggiano, abbiamo la Fortana del Taro, Fortana chiaramente prodotta in questa zona e che racchiude in sé anche la Fortana di Pavarara, quindi la Fortanina di San Secondo, e soprattutto abbiamo adesso questo nuovo consorzio, questo marchio che tutelerà appunto un altro prodotto importantissimo che è la spalla cotta di questo territorio, la spalla cotta di San Secondo appunto. Che sicuramente il nostro territorio ha avuto una grossissima crescita in questi ultimi tempi e il prodotto tipico è sicuramente il perno, il cardine su cui lo sviluppo di questo territorio potrà basarsi anche per il futuro. Un territorio che è molto ricco, dal punto di vista oltre che enogastronomico anche culturale. Abbiamo Verdi, abbiamo Guareschi. Sono quindi degli elementi che devono portare a focalizzare l'attenzione del pubblico anche internazionale proprio su un territorio che per questi motivi deve diventare sempre più importante e deve diventare un punto anche di attrazione turistica, come diceva giustamente il rappresentante del Giro dei Castelli. Quindi quello che io voglio dirvi è semplicemente che auguro a tutti voi, all'amministrazione di San Secondo, di portare sempre alto l'onore e il nome di un marchio, questo nuovo marchio che è nato, la Spalla Cotta di San Secondo appunto, che sicuramente diventerà famoso nel mondo, come già lo sono tutti gli elementi culturali ed enogastronomici del nostro territorio. Vi ringrazio. Se non c'è nessun altro intervento, io passerei la parola a Renato Del Chiappo che, oltre ad essere consigliere regionale, si occupa ed è il presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale e quindi un punto di vista specifico. La ringrazio e vi ringrazio tutti di avermi invitato, anche perché ho sentito nelle introduzioni, nella storia che è stata presentata, che abbiamo un legame comune. Io sono della montagna, voi siete della pianura, però abbiamo un fiume che si lega, che è il fiume Taro, che nasce da lassù e poi arriva da queste parti. Fatto questo ringraziamento, io parto dalla parte finale del rappresentante della Confesercenzi, se non vado errato, che mi ha preceduto,
il quale diceva bisogna valorizzare le piccole e medie imprese. Bene, la regione Emilia-Romagna ha una caratteristica fondamentale. La regione Emilia-Romagna è una regione fondata principalmente ed essenzialmente su piccole e medie imprese. E questa struttura che questa regione ha è quella che ha portato poi in fondo un'alta qualità di vita. Io sono appena rientrato dalla Romania, sono stato via qualche giorno e siamo andati là a presentare proprio le nostre piccole e medie imprese. Anzi, siamo andati a far di più, siamo andati a portare know-how, a far nascere le imprese, a fare formazione in modo che la gente rimanga là e poi quando anche le nostre imprese vanno in quel posto trovano persone di alta qualità. Perché che ci rende competitivo nel mondo è la qualità dei nostri prodotti. A differenza di molte regioni dell'Italia che hanno preso le loro imprese e le hanno portate all'estero, l'Emilia non ha fatto questo. L'Emilia ha sempre tenuto il cuore delle proprie Emilia-Romagna, citerei in questo momento direi anche Romagna perché ci sono delle aree che non mi piacciono molto. L'Emilia-Romagna ha sempre mantenuto il cuore delle proprie imprese nel loro territorio, la qualità nel proprio territorio. Parlava prima un rappresentante dei produttori che bisogna fare promozione. Io guido spesso all'estero delegazioni che fanno promozione. Le cito, le più importanti, sono state in Brasile, sono state negli Stati Uniti, sono state in Inghilterra, Florida, Costa Rica. E sapete chi è il nostro ambasciatore quando noi ci presentiamo? Sono i prodotti tipici dell'Emilia-Romagna. Ma all'interno di questi prodotti tipici dell'Emilia-Romagna, chi veramente, passatemi il termine, la fa da padrone è Parma. Parma che si presenta con il suo prosciutto, che si presenta con il suo grana, parmigiano, reggiano, e l'ultima volta che sono stato in Inghilterra abbiamo fatto un altro tentativo. Abbiamo cercato di portare anche i vini. Abbiamo portato i vini abbinati a questi prodotti. In Costa Rica addirittura il menù offerto per la festa della Repubblica era fatto di parmigiano e di prosciutto di Parma. Quindi ci stiamo muovendo a promuovere, stiamo facendo un grosso lavoro. Non a caso l'Emilia Romagna ha un prodotto interno lordo che è il più alto d'Europa e il più alto d'Italia, non dobbiamo mai scordarci questo. E questa sera siamo a parlare di un marchio che entrerà, che esiste già come sapori, chi non conosce la Spalla di San Secondo, con un marchio che sarà anche questo un elemento fondamentale di presentazione della nostra regione di qualità di vita. E ha ragione chi mi ha preceduto, un'altra cosa, l'ultima volta a Londra ci chiedevano non solo i prodotti ma la cultura, ci chiedevano sulla nostra regione di sapere, di gustare naturalmente i nostri prodotti, ma sapere la cultura che avvolge i nostri prodotti. Perché noi ci poniamo delle domande, ci chiediamo come mai per esempio gli inglesi vanno in Toscana e ne vengono in Emilia, Romagna, quando noi abbiamo dei posti bellissimi altrettanto che non possono essere invidiati da parte della Toscana. E ci hanno detto, sì, voi avete degli ottimi prodotti, avete dell'ottima qualità, però dovete condirli con la vostra cultura, che è importantissima, verdi e quant'altro. Altra cosa, scusatemi, parlo del mio lavoro e ne parlo anche con entusiasmo, questa sera è una bella serata, sta nascendo un nuovo marchio, poi mi allargo un po' a questo, perché quando vado all'estero così, io mi sento orgoglioso di far parte di questa terra, di questa regione. Sono molto orgoglioso di essere emiliano-romagnolo e di poter portare questo.